Il beato Rolando Rivi avrà intitolata una strada a Novi di Modena, dove ancora non sono riusciti i comuni di Modena e perché no anche quello di Reggio Emilia, ci hanno pensato i politici del comune della Bassa Modenese. Una decisione raggiunta non senza una vivace discussione durante l'ultimo consiglio comunale. La proposta è arrivata dal consigliere della minoranza Davide Boldrin, che con una interpellanza ha dato ragioni di quanto avanzato in virtù della sua testimonianza educativa. Ha detto parlando del martire 14enne ucciso nei difficili momenti della Seconda Guerra Mondiale da parte di partigiani balordi. Una proposta, ha specificato Boldrin, lontana dalla provocazione politica che possa dare adito ad una strumentalizzazione della stessa richiesta. I consiglieri sia della maggioranza che della minoranza non si sono sottratti alla discussione, ma soprattutto quello che è emerso durante i lavori è stata la curiosità che la figura del beato Rivi ha suscitato in chi non lo conosceva. Questo è un aspetto interessante, perché di fronte ad un fatto oggettivo come quello che può essere stata la vita e il martirio di Rolando Rivi, l'idea di una persona, chiunque essa sia e qualunque cosa faccia, può aprire o chiudere cuore e ragione e far sì che una proposta, come l'intitolazione di una via, diventi un pretesto per ribadire una ideologia. I padri costituenti hanno sempre agito per il bene comune degli italiani. Al di là dell'appartenenza politica, guardavano più che all'interesse del partito, a quello della nazione, e su quello convergevano. Voi direte che cosa c'entra l'intitolazione di una via con il bene comune? Pensate alle ragioni fornite da Boldrin. In un momento in cui i giovani pensano e vivono più l'effimero che il significato vero della loro vita, basta solo citare via Beato Rolando Rivi per pensare a quel giovanotto di 14 anni, amante dell'appartenenza che viveva fino a diventarne martire.